Bentornati sul canale Amico Orologiaio, ci troviamo nella splendida cornice del Lago d'Orta, siamo esattamente a Pella. Lago d'Orta, curiosità, si trova a 300 metri sul livello del mare e fa già parte dei laghi prealpini. Vabbè, piccola parentesi. Perché siamo qui? Per iniziare a fare l'unboxing del Rado Capitan Cook. Siccome è un orologio particolarmente bello, a cui tengo particolarmente, ho voluto girare l'intro di questo video qui in questa località che amo molto. Cominciamo a fare l'unboxing di questo orologio. Eccoci qua, ci troviamo su una panchina di granito, granito che probabilmente arriva sempre dalle nostre parti. Per cui tiriamolo fuori dalla controscatola. Anzi no, questa è la controscatola, questo è l'involucro della controscatola. Questa è la controscatola, tiriamo fuori la scatola e troviamo all'interno della scatola, le maglie che avevo già tolto in precedenza per adattare l'orologio al mio polso. La pochette con dentro la carta di garanzia. Pochette oltretutto molto bella in pelle, con i dati dell'orologio, il riferimento del venditore, per cui gioielleria Pasquale Domenici di Viareggio, e questa card qui che non so che cos'è. Ah, queste sono le istruzioni, incredibile. Qui abbiamo delle altre istruzioni. Accuratezza, meno 5 più 20 secondi al giorno. Cauzione magnetica, attenzione ai campi magnetici. E 36-80 ore di riserva di carica. Oltre 5-7, servizio dai 5 ai 7 anni. Questo danno, dicono di andare a fare la revisione tra i 5 e i 7 anni di utilizzo. Per cui ragazzi, diciamo, veramente con tempi molto lunghi. Poi cos'altro abbiamo qui dentro? Abbiamo manuale di istruzioni, mode d'employ, inglese, francese, tedesco, italiano. Poi abbiamo il pannetto per la pulitura dell'orologio e la tag, che a me piace conservare tutto. Bene, cosa possiamo dire di questo orologio? Allora, un orologio che ricalca fedelmente quelli che erano gli stilemi degli anni 60-70, per cui abbiamo una cassa stile 62 Mas, lancetta freccione, ghiera con inserto, una volta era in bachelite, adesso qui abbiamo un inserto in, dovrebbe essere vetro ceramica, un bracciale in chicchi di riso. Come facevo notare anche l'altra volta nel precedente video da Pasquale Domenici, questo è un sunto di quanto c'era di più bello e di stiloso negli anni 60, per cui bracciale chicchi di riso, casse in acciaio, ghiera che in questo caso è stata ulteriormente migliorata, perché una volta negli anni 60 era una ghiera bidirezionale, qui invece stavolta abbiamo una ghiera 120 scatti. Gli indici qui sono stampati, non sono applicate. Lancette freccione, anche questa è una particolarità che era molto in voga all'epoca. Come movimento abbiamo all'interno una serie derivata dal Powermatic 80, che poi andremo a vedere in laboratorio. Fondello finemente lavorato con i tre cavallucci marini. La clasp con le righe, anche sul cinturino aggiungiamo che una volta era in metallo ripiegato, qui invece abbiamo tutti inserti ricavati dall'acciaio pieno. Anche le clasp non sono quelle degli anni 60 che erano in un lamierino leggero, qui abbiamo del solido acciaio. L'unica cosa che non è regolabile alla fibbia, però sono maglie da 7 mm di lunghezza, circa 8 mm, per cui si può facilmente trovare la giusta misura per ogni polso. La corona è a vite, abbiamo lo stop dei secondi,
Al primo scatto abbiamo la rimessa del datario. Aspetta, spostiamo le lancette così vediamo meglio. Vedete? La corona si riavvita senza impuntamenti. Insomma, direi che a livello stilistico abbiamo detto quello che c'era da dire. Ah, ecco, una cosa che dimenticavo. Vetro zaffiro, ok? E la particolarità che hanno i Rado, il logo a ore 12 che tende a ruotare a seconda di come si muove l'orologio. Vediamo un po' se riesco a spostarlo. Vedete che si è spostato? Riproviamo. Si è spostato nuovamente. Ecco fatto. Adesso proseguiamo con la recensione dell'orologio e andiamo in laboratorio. Apriamo, smontiamo il fondello e vediamo il movimento che si cela all'interno. Facciamo il test di impermeabilità e il test al cronocomparatore e vediamo come va. Bene, eccoci in laboratorio per la seconda parte della recensione del Rado Capitan Cook. Adesso andremo a togliere il cinturino, vediamo come è fissato, dopodiché andremo ad eseguire il test di impermeabilità. Controllo il cronocomparatore, insomma, magari non so proprio se in questa sequenza, comunque andiamo a vedere come si comporta l'orologio. Seguitemi. Ecco, come potete vedere l'orologio si comporta in maniera veramente egregia, perché abbiamo più 0,2 secondi, 21.600 alternanze ora, 282 gradi di ampiezza, uno scarto irrisorio di 0,2 millisecondi, e l'orologio è in questa posizione. Se lo andiamo a ruotare nella posizione che mal digeriscono, vediamo se cambia qualcosa. Tende leggermente ad anticipare, ma siamo ancora nel range COSC, per cui l'orologio va perfettamente, va benissimo. Andiamo a fare il test di impermeabilità adesso. Adesso accendiamo la macchinetta, apriamo la campana, inseriamo l'orologio, andiamo a far appoggiare il tastatore che si trova lì sul vetro dell'orologio. Boh, quando arriva sul rosso vuol dire che va bene. Proviamolo a 5 atmosfere. L'orologio è uno skin diver, per cui dovrebbe essere impermeabile intorno ai 200 metri. Vediamo un po' come si comporta. Adesso lo stiamo testando a 5 atmosfere, che corrispondono a 50 metri. Dopo aver atteso un attimino che si pareggia la pressione all'interno della campana, nel caso ci fossero delle infiltrazioni, ci sarebbe uno spostamento del vetro fondello. In questo momento l'orologio è sottoposto a una pressione di 5 atmosfere, per cui in teoria si comprime, anzi senza teoria, in pratica si sta comprimendo l'orologio. Al diminuire della pressione nella campana, il vetro e il fondello tornano nella posizione originale. Se vengono rilevate queste differenze, come in questo caso, da esito positivo, per cui l'orologio è impermeabile. Andiamo avanti, andiamo a vedere adesso che cosa si cela all'interno del movimento, ma prima di fare questo testiamo il vetro, vediamo se è veramente di zaffiro. Eccoci sul banco. A questo punto cominciamo col togliere il bracciale. Per togliere il bracciale qui hanno fatto una cosa veramente molto furba. Covid. Allora, c'è da notare che ha lo sgancio rapido, cioè ha questo tipo di ansetta con due levette, chiamiamole levette, che se noi tiriamo verso l'interno è più facile togliere il bracciale. Sono queste due levettine qui. Con le unghie, si prendono con le unghie e si tirano verso l'interno, da una parte e dall'altra. E così abbiamo separato
un bracciale dalla cassa dell'orologio. Adesso prendiamo il nostro tester per brillanti e testiamo il vetro. Vi ricordate come si fa per testare il vetro? Accendiamo la macchinetta, arriviamo fino alla terza spia, aspettiamo che si accenda la spia di controllo che ci indica che la punta per il tester è calda. Una volta che si è accesa la seconda spia, andiamo a provare il test, facciamo il test. E la macchinetta, come in questo caso, suonando ci indica che il vetro è in zaffiro. Se fosse vetro normale, per esempio questo qui è il coperchio del portaolio, se fosse vetro normale non si alza neanche l'indicazione del LED, proprio non dà nessun tipo di risultato. Col zaffiro invece, ok. Adesso andiamo a togliere il fondello e vediamo cosa si cela all'interno del nostro orologio. Analizziamo anche le scritte, già che ci siamo sul fondello. Abbiamo water resistant 20 bar per cui 200 metri, mi ricordavo giusto. Abbiamo il numero, credo che sia un numero progressivo, seriale. La referenza cassa, stainless steel. Cassa vuol dire tutta d'acciaio, high tech ceramic è riferito alla ghiera in ceramica. Ed ecco qua, ci troviamo di fronte al movimento rado. In questo caso abbiamo la massa oscillante con le scritte rado Switzerland, 25 joule, Swiss made. La finitura della massa oscillante ha una satinatura radiale, per cui vedete che parte dal centro e si dirama come fossero dei raggi di sole, mentre invece il resto del movimento ha una finitura sabbiata e rodiata. Il bilanciere, adesso tiriamo la corona così si ferma e possiamo vedere che è un bilanciere a spirale libera. Questo è l'eccentrico che serve per la regolazione del tempo, ce n'è uno da una parte e uno dall'altra. Qui sotto il bilanciere troviamo il marchio ETA, V8 che sta ad indicare che è stato assemblato, costruito in Svizzera. Il calibro del movimento lo troviamo sempre sotto il bilanciere ed è un C07611. Il fermo movimento in questo caso e il metallo. Ci sono ben 3 bride, questa è una cosa abbastanza inusitata, 1, 2 e 3 bride fermo movimento, di solito ce ne sono 2. E invece le viti fermo movimento, visto che la base comunque è un ETA 2824, sono rimaste 2, una di qua e una di là, e poi 3 bride sulla ghiera di riduzione. Molto bene. Il sistema anti-shock direi che è un Etacron. È la prima volta che lo vedo, vi devo dire la verità. Rimontiamo il fondello. Ah no, ci sono delle scritte anche sul fondello, spero che si vedano. Rado Watch Company, Swiss Made, 763 0505.3, che è la stessa referenza che troviamo poi di qua, 763 0505.3, è riportata anche all'interno del fondello. Stainless steel 09R1, non so cosa voglio dire. E rimettiamo il fondello all'orologio. Molto bello il fondello con i cavallucci marini, veramente molto bello. Andiamo a stringere il fondello in potenza. Adesso andiamo a rimontare il bracciale. Lo spezzone del bracciale con la scatoletta va a ore 12.
per cui mi chiamano così. Conviene andare da sotto. Una entrata. Quando si fanno questi lavori, sempre bene mettere magari un pezzo di panno morbido. Io in questo caso ho messo della pelle, ma se avete un panno morbido va bene lo stesso. Con questo tipo di ansetta è sempre bene ricordarsi di controllare che i perni siano all'interno delle loro sedi. Provare sempre tirando da una parte e dall'altra che siano agganciati bene. Bene, siamo arrivati in conclusione della video recensione del rado Capitan Cook. Spero che il video vi sia piaciuto. Permettetemi di ringraziare nuovamente Giacomo della gioielleria Pasquale Domenici di Viareggio, che mi ha trattato molto bene per l'acquisto di questo orologio. Invito tutti quanti voi, contattatelo e fatevi fare un ottimo prezzo, dite che vi manda l'amico orologiaio. Amici, se il video vi è piaciuto come al solito cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale, ricordatevi di spuntare la campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti e noi ci si vede al prossimo video. Ciao!